Salve a tutti cari amici, benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Allora, oggi sono qui per raccontarvi di un spiacevole episodio, chiamiamolo così, che mi è accaduto proprio poche ore fa, mentre mi trovavo nella libreria a Termini. Mentre, insomma, ero lì perché avevo accompagnato mio fratello alla stazione e poi mi vado a fare un giro. Così, insomma, visto che c'è qualche sconto sugli Oscar Link che mi interessavano, volevo insomma vedere dei fumetti che volevo, insomma, che erano disponibili. Ecco, mi sono recato a piano inferiore. Ero oltre che con mio fratello anche con un mio amico. Lui però era interessato ai libri, quindi è rimasto al piano superiore dove ci sono tutti i libri. Io sono andato al piano sotto. E praticamente mentre stavo guardando appunto i vari cartonati, i vari fumetti, a un certo punto mi sento. In realtà cioè, ho visto una persona che era un paio di volte che mi lasciava qualche occhiata, però ho detto vabbè, niente di che. A un certo punto da questa pseudo persona insomma, mi sento dire a Faber 91, così proprio secco. Mi sono girato, insomma, tranquillamente, ho detto sì, ciao, insomma, che vuoi, no? Così, insomma, in tranquillità. Dice, oh, ma che stai a guardare i fumetti? Ho fatto sì, sto a guardare qualcosa che mi interessa. Beh, tu ci avessi pure il coraggio di guardare i fumetti, dopo tutte le cose che dici in rete, dopo che li strappi, dopo che parli male degli autori, degli sconti, tu non dovresti manco toccarli i fumetti. Ho fatto, guardi, cioè, ma lei chi è? Una cosa, cioè, io non la conosco, ma come si permette di messe cose, cioè. E a un certo punto mi si avvicina, dice, ah, tu devi solo stare zitto, come dice agli altri, stai zitto te, di essere te mutato. Gli ho fatto, ma guarda, che c'è, io prima cosa te conosco, ho fatto seconda cosa, io dico quelle cose, quando dico certe cose, sono del senso metaforico, sono delle parole che uno dice, insomma, preso da un discorso, ma ovviamente si riduce tutto lì. E questo, vi dico soltanto che il tipo era alto, un po' basso di me, un po' più grosso, cioè aveva avuto intorno ai 40-45 anni, non di più. Quasi calvo, insomma, un po' grossetto. A un certo punto mi si avvicina come se volasse a mie mani. Ho fatto, ma Sam Antonio, ma chi te conosce? A un certo punto mi si avventa sopra. Io avevo un fumetto, un cartonato dei miti di Cthulhu, stavo guardando. Dai, che me lo prende e me lo vuole strappare dalle mani. Ho fatto, ma come ti permetti? A un certo punto io ho lasciato. Lui mi si avvicina e mi spinge. Io vado indietro perché dove mi trovavo io c'era veramente una mensola. Io stavo così, mi spinge e vado contro. A un certo punto c'erano poi altre persone che hanno guardato. Io ho fatto, come ti permetti? Ho fatto la prossima, ho fatto un t'avvicinà che va a finire male. Perché ho fatto, come ti permetti? Ma chi sei? E insultava e continuava a insultarmi. Ah, strong, deficiente, quella. Ho fatto, ma chi te conosce? Ma stamme lontano. Fatto sta che poi dopo io, quando mi si è avvicinato ancora, mi stava ancora una volta. Per spingere io, ragazzi, la prima volta, la seconda no. Gli do un calcio da sotto, lui si allontana, poi nel mentre ci avviciniamo ancora di più, e poi però succede che c'era un ragazzo che insomma lavorava lì, ha fatto fatta la fila, calmati, ho fatto di questo, non lo conosco minimamente, non so chi sia, e lui dice che insisteva, ma a un certo punto poi si è messo, è venuta anche una ragazza molto gentile che mi ha preso con il braccio e mi ha spostato. E io insomma sono rimasto un po' così, infatti poi ho fatto, oh, lui dai che insisteva, diceva, ah, aspetto fuori, aspetto fuori. Poi infatti due l'hanno, è avuto un altro, insomma altre persone l'hanno portato verso l'uscita sotto, mentre io invece mi avvicinavo verso le scale. Infatti poi a un certo punto, anche perché comunque io la sto facendo in breve, però insomma c'era urla, quindi infatti poi anche il mio amico che stava, insomma, stava scendendo le scale, ha fatto fermo, ma che sta succedendo? Io poi ovviamente ragazzi, va sto problema, poi mi sono cominciato a cavare anch'io. Volevo, preso dalla rabbia, anch'io andavo verso lui, ho fatto, ma che, cioè, beh, pensi fa pura, cioè, quindi è stata un po' una cosa abbastanza pesante. Poi insomma ci hanno accompagnato fino sopra, la ragazza è andata, mi hanno detto, il ragazzo aveva visto, infatti ha fatto, guarda, io ho visto com'è la prassi, quello che è accaduto, mi ha fatto mica di andare via, cioè rimani, ha fatto, no, guarda, ma io se me ne vado perché non sto nel mood, cioè noi usciamo. Infatti poi col mio amico siamo andati verso l'uscita, devo dire tutto lo staff, tutti bravissimi, tutti bravi. E
ci hanno lasciato verso l'uscita, poi sopra e lui sotto, e poi insomma da lì poi il problema mio amico ha fatto lascia verde, che a un certo punto io ho detto, boh, aspettiamo fuori, ho fatto, non è questo, cioè, ti prendi a dire queste cose, no? Scusate, ti prendi a dire queste cose, però poi è normale che insomma uno dice, vabbè, lascia verde, che c'è, cioè, che posso sta a fare, cioè, queste cose, cioè, andasse a menapene per una stronzata del genere. Però lì per lì lo dici, ti aspetto fuori, vediamo se fuori, queste cose qua. Poi insomma, vabbè, io e il mio amico siamo usciti, lui, insomma, mi è stato vicino, siamo andati verso la macchina e poi ce ne siamo andati via, anche se ci guardavamo le spalle, che se sa mai la gente come sta. Quindi, insomma, ragazzi, fatta in breve, due spinte e un calcio che ho dato io e degli insulti pesanti, ok? Io ve li ho abbreviati, ma è stata roba di 20 minuti, quindi insomma ve l'ho abbreviata, se no non se ne esce più. Allora, questa cosa che mi è accaduta, che è la prima volta che mi capita, la trovo abbastanza una cosa fuori dal mondo, secondo me. Perché essere aggrediti in questo modo soltanto perché io in rete faccio dei video in cui esprimo la mia opinione, c'è sta gente che la pensa come me, per carità, però insomma, dal dire al fare, addirittura andarmi a rompere, addirittura alzare le mani, addirittura dire insulti e fa un casino, tutta la gente ti guarda, tu che hai fatto questo gesto, che saresti dovuto essere denunciato. Non dico fare a botte, ma denunciato, che non è stato fatto perché ci siamo separati. Cioè, tu evidentemente i miei video li guardi, quindi guarderei anche questo video qua. Quindi se hai il coraggio, dovessi rispondere, ti invito, anzi, visto che guardi i miei video, a chiedermi scusa qua sotto a questo video, se hai le palle, o se hai capito l'errore che hai fatto. Di dire scusa perché questo non è modo di dire a un youtuber che magari segui e che non sei d'accordo, se lo incontri per strada, di esprimere una tua opinione. Quindi se tu adesso hai il coraggio, dovresti rispondere sotto questo video chiedendo scusa per quello che hai fatto, e soprattutto dovresti, spero che questo video serva a far capire a tante persone che non è questo il modo di esprimere delle opinioni diverse, facendo i coatti o alzare le mani, perché io quando faccio video in cui mi arrabbio e dico cose, lo faccio perché preso e perché faccio anche delle provocazioni. Però questa è una vergogna. Questa è una cosa, anche perché fondamentalmente, cioè, manca di che fossi chissà chi, cioè, qua siamo tutti quanti appassionati, siamo tutti quanti persone che mettono il cuore e che soprattutto non contiamo veramente niente, cioè, a parte nessuno, non ci sta chi sta solo a qualcuno. Io qualche volta mi è capitato di essere fermato da amici, ho fatto foto, cioè, ma in tranquillità, cioè, quindi arrivare a questo è veramente vergognoso, è una delle cose peggiori che mi sia mai capitata. E ripeto, tu hai fatto così e anche altri magari lo fanno, ma non sai mai chi c'è davanti, perché io, cioè, non sai mai la reazione che quello youtuber può avere. Ora io sono una persona tranquilla, che mi conosce, lo sa che sono buono, generoso, però non è che sono scemo e mi faccio fare di tutto e di più. Che se io volevo reagivo e ti sbattevo in testa tutti i libri della libreria, se volevo l'aspettavo fuori come tu dicevi, ma siccome io ho un cervello ragiono, invece tu sei un primate, sei un essere disevoluto, che si dovrebbe vergognare per quello che ha fatto e dovrebbe chiedere scusa qua sotto, perché questo non è il modo di dire le cose, alzare le mani, fare le coattate, perché così siete soltanto degli pseudo esseri umani. E questo discorso è un discorso che va oltre il fumetto, perché non è che voi pensate di dire le cose usando l'atteggiamento bruto, perché io dico cose, ma non faccio in un Non faccio gesti, non mi permetterei mai di alzare un dito a qualcuno se non la pensa come me, ma che vuol dire? E voi che fate così, siete la feccia degli esseri umani. Voi non siete esseri umani. Voi dovete fare schifo, vergognatevi. E tu, ripeto, dovresti chiedere qua sotto scusa. Dovresti dire, sono stato io, chiedo scusa per questa merdata schifosa che ho fatto. Quello devi fare. Perché io quando dico le cose, ci metto la faccia. E sono lì, a me non m'assittate. Io dico quello che mi pare. Anzi, quando gente fa così, che pensare che io ho paura? A me sto parlando dei fumetti. Qua ognuno può dire quello che gli pare. Noi siamo liberi di esprimere qualsiasi tipo di opinione, perché io non me la vendo mai con nessuno.
A me non mi fate paura. Pure se. Cioè, ma tenete conto qua a che livelli si è arrivati? Sbroccare e arrivare ad alzare le mani verso uno youtuber? Perché tu c'hai delle opinioni diverse? Era invece più logico che tu mi fermavi, mi dicevi, ma sai quello che hai detto? Mi è piaciuto. E uscivo a fare un dialogo con questo tipo, tu l'hai fatto solamente per far coatto e far vedere chissà cosa. Un pupazzo, uno scemo! Una vergogna sei! E dopo questo ti ho detto in faccia, eh. T'ho detto in faccia queste cose. Quindi a me mi fate paura. Io continuo a dire quello che mi pare. Però vedo solo che vergogna. Perché a me mi avete fatto passare per quello che ne so, faccio, tutte queste cose qua. In rete. Quando vado davanti io. Se tu mi avessi detto queste cose e le avessi affrontate, io ti avrei risposto faccia a faccia, come faccio con tutte le persone che mi conoscono. Perché mi dicono personaggio, quando invece sono veramente così nella vita, l'ho sempre detto, ci sono persone che al di fuori mi conoscono, che commentano, che sanno chi sono, come sono fatto, quindi non mi tiro mai indietro, perché io mi prendo responsabilità di quello che dico, ma arrivare a questo, e questo qua va, è un discorso che va oltre il fumetto, perché quello che è successo a me può capitare pure a uno che parla di qualsiasi altro argomento. Quindi voi, tu e tanti altri che avete questi atteggiamenti, prima cosa, pensate sempre che davanti a voi ci può stare uno che è più matto di voi. Seconda cosa, non è il modo di affrontare le cose. Terza cosa, vergognatevi. Perché voi siete la feccia, non del fumetto, dell'essere umano. Voi siete delle persone disevolute, che devono essere schifate con 7.412.312 punti per 84 ultra mega super punto. E dovete essere veramente mutate. Perché questi atteggiamenti sono da mutare, veramente. Quindi te lo dico un'altra volta. Qua sotto a sto video, visto che se, tutte le cose che hai detto vuol dire che il mio video li guardi, commenta a sto video e chiedimi scusa per quello che hai fatto e anche a quello che hai creato, a tutto lo staff che lavoravo lì, a tutto lo spettacolo, perché a me mi dire show, lo spettacolo che hai fatto dal vivo. Vergognati. Fai schifo! E questa cosa non accetta nessun. È un assolutismo. Uno che fa così fa schifo, punto. E chi opina questa cosa va contro l'umanità. E quello che ho ricevuto oggi io è una vergogna. Perché io avrei preferito, come ho detto, che mi fermavi, parlavi, mi avessi detto, guarda, su queste cose che mi mettono in tranquillità, pure magari alzando un po' di tono, ci sta, va bene. Ma arrivare ad alzare le mani, a strappare un fumetto a me dalle mani, dopo tutto quello che il bene che ho fatto per il fumetto io, questa è follia. E va oltre il discorso degli argomenti che un youtuber può fare, perché noi siamo liberi di dire quello che ci pare, e proprio perché ci mettiamo la faccia abbiamo quel qualcosa in più che dovremmo essere rispettati, no essere presi di mira da voi soggettoni che fate antiquati, ma la prima pizza che vola è la vostra. Ringrazio a Dio che stiamo in un luogo pubblico e che io ragiono, perché io non so pure niente da nessuno. Quindi ragazzi, ho condiviso questo. Ho voluto condividere con voi questa terribile esperienza che ho ricevuto, ma non tanto terribile perché fondamentalmente c'è. Però ho voluto condividere questa cosa perché capita molto, molto spesso purtroppo, ma non mi aspettavo che capitasse a me, cioè veramente, a me veramente, cioè, è follia totale, follia. E però mi è capitata. Quindi questa cosa è un'altra cosa in più, almeno c'ho la testimonianza di questa bella giornata che ho passato, che poi i fumetti non li ho neanche comprati perché me lo devo pure il culo perché erano bei fumetti che volevo comprare. E ho tre l'ho posati. Mo magari se ci arrivato spero di riannarci in tranquillità. Perché se stavolta ci stai tutto a rompere, te lo dico, stavolta ti denuncio. Perché sono libero di andare nelle fumetterie liberi, che ogni volta voglio andare nelle fumetterie quando incontro qualche amico, anche dei mercatini. Qualcuno mi ha fermato dicendo che la pensava con me, altri invece la pensavano con me, ma sempre in tranquillità, con il rispetto verso di me e verso io che ve lo do a voi. Così è follia. Vergognatevi. E tu devi chiedere scusa qua sotto. Aspetto il tuo commento, lo aspetto. Sotto a sto video mi devi chiedere scusa. A me e a tutti quegli altri. Quindi ragazzi, questo è quello che avevo da dire. Sto un po' così ragazzi, quindi vi chiedo scusa. Vabbè, fatemi sapere voi dei video sotto ai commenti, scusate. Vi mando un grosso abbraccio. E speriamo che queste cose capitano sempre meno, perché ragazzi, veramente, mo pure, cioè, follia. Ciao ragazzi, grazie.